saranno le ultime prove e poi ovviamente sarà la bellissima cerimonia di apertura della televisione. Un consigliere, presidente della Coppa di Borgo Valsugana, stamattina forse nessuno pensava di arrivare, credo, ormai a terminare la prova. L'inizio della giornata è stato veramente pessimo, mi sono un po' in difficoltà, poi il tempo è migliorato e abbiamo un po' portato in difficoltà un miglior qualche giro, adesso siamo molto buono per la fine della manifestazione. Credo che questo sia apprezzato un po' da tutti, anche da chi partecipa, anche da chi appoggia, proprio perché non arriviamo a tarda sera o in orario particolare per la giornata. Credo che il gruppo organizzatore vuole essere compiutativi e un record per la presenza d'oro, tanto che il record più grande prima ha detto chissà, forse il prossimo anno potrebbe pensare con le due giorni tutti gli uomini la chiesa hanno proposto, tanto che siamo a pesare e una presentazione di mezzo. Questa è una grandissima, è una grandissima soddisfazione proprio perché proprio le condizioni atmosferiche perverse ci fanno ancora apprezzare di più il risultato organizzativo. E poi per il prossimo anno bisogna pensarsi bene, bisogna valutare, capire anche cosa vogliono fare le società sportive che vengono qua da ogni anno, se gradiscono di più la formula di uno, se gradiscono magari di due, a questo punto magari potremmo lanciare anche sui nostri siti internet, sui social network tipo Facebook o Twitter, una sorta di sondaggio, capire un po' anche quello che le società vorrebbero fare. Per noi potrebbe essere anche una bella soluzione perché sicuramente avremo meno stress in un giorno solo, ma dividendolo in due giorni sarebbe molto più agevole per tutti. Chiaro, sarebbe più impegnativo le stesse squadre che potrebbero vedere di più il territorio, spostarsi dal Sudan, utilizzare il ciclabile. Sicuramente è una cosa interessante, una cosa da pensare. Magari nel corso dell'autunno, a volte ancora calde e non ancora raffreddato del tutto, potremmo lanciare questo aspetto di sondaggio. Ed è un successo di partecipazione che continua ad aumentare, però forse dovrebbe cambiare la prima, se possiamo essere. Dicevo, è un successo di non solo per le giovanissime, ma anche per le gare del prossimo weekend. Sì, credo sia un po' anche ormai una sorta di condizione, nel senso che molti ragazzi che hanno partecipato alla coppetta poi sono tornati e quello è la prima volta. Adesso abbiamo messo la Coppa di Sera, l'intervento di età, permette di avere continuità a vedere tutti gli anni per il a Borgo Valsugana. Da quando iniziano a correre a quando poi passano i juniores, arrivano tutti gli anni a Borgo Valsugana. Questo sicuramente porta i ragazzi ad avere una sorta di attenzione e anche frequentare con piacere un'altra età. Grazie.